Progresso della medicina di precisione in questi anni è stato legato a due approcci fondamentali. Da un lato abbiamo avuto dei biomarcatori che erano specifici per una specifica neoplasia, e naturalmente biomarcatori e farmaci in qualche modo legati a questi biomarcatori. Dall'altro lato abbiamo invece avuto dei biomarcatori che abbiamo definito tumor agnostic, ovvero biomarcatori che sono presenti in tutte le neoplasie e che predicono la risposta a degli inibitori indipendentemente dal tipo istologico. Ora, in questo contesto, BRAF si presenta come un marcatore abbastanza tipico. Naturalmente mi riferisco alle mutazioni BRAF e le mutazioni BRAF in V600, che sono quelle per le quali noi abbiamo oggi a disposizione dei farmaci. Dopo, infatti, gli iniziali risultati assolutamente positivi che si sono osservati nel melanoma, dove la presenza di una mutazione BRAF V600 predice per la risposta a specifici inibitori, in particolare combinazioni di BRAF e di MEK inhibitors. Questo però, questo successo non è stato seguito da altrettanto successo nel caso del carcinoma del colon retto, in cui il trattamento con inibitori di BRAF di fatto non ha prodotto nessun risultato. Lo studio poi nei meccanismi di resistenza specifici del carcinoma del colon retto ha consentito di individuare un meccanismo peculiare di questa neoplasia che coinvolge il recettore LGF. Si sono cominciate a utilizzare delle combinazioni di inibitori di BRAF, di MEK insieme con inibitori di EGFR e finalmente si sono arrivati a dei successi terapeutici. E allora come si posiziona BRAF in tutto questo scenario? È un biomarcatore tumor agnostic o non è un biomarcatore tumor agnostic? Beh, i risultati preliminari che derivano praticamente da alcuni studi in cui i pazienti sono stati arruolati in base alla presenza delle mutazioni BRAF indipendentemente dal tipo istologico, sembrerebbe indicare che la presenza di questa mutazione è predittiva di risposta anche in altre neoplasie. Quindi BRAF è un caso direi unico, specifico, peculiare di biomarcatore e questo è il motivo per il quale noi abbiamo voluto dedicare un intero volume proprio allo sviluppo delle terapie indirizzate contro le mutazioni di BRAF nei tumori solidi, spendendo anche molto spazio, dando molto spazio anche alla descrizione di quelle che sono le tecnologie che possono essere utilizzate per la individuazione delle mutazioni di BRAF sia nel tessuto tumorale che nella biopsia liquida.